Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, conserve alimentari. Andiamo a leggere la motivazione. Per coniugare qualità, gusto unico e genuinità, esportando nel mondo la migliore tradizione italiana da 3 generazioni. Competenza, cura, attenzione per la materia prima e una strategia di business vincente hanno portato la famiglia e la cucina campana a conquistare il mercato. The winner is la regina di San Marzano di Antonio Romano. La famiglia Romano, hanno portato la famiglia Romano e la cucina campana a conquistare il mercato. Ho appositamente omesso il cognome nella motivazione perché adesso li presento, sono collegati con me. Felice Romano, presidente della Regina di San Marzano di Antonio Romano, e naturalmente non è da solo. Intanto, ben trovato presidente, grazie per essere qui. Faccio introdurre a lei, insomma, gli altri componenti del gruppo. Buon pomeriggio a tutti, a voi e a tutti quelli che ci seguiranno. Io non sto da solo, sto qua con la mia famiglia, la terza generazione, diciamo, con i miei figli, che è mio figlio Antonio, mia figlia Natalina e mio figlio Luigi. Allora, naturalmente un saluto va a tutti. Adesso entreremo proprio nel merito della vostra realtà che abbiamo già detto esserci, insomma, da 3 generazioni. Quindi è importante proprio il concetto di famiglia. Prima, Presidente, le chiedo un commento proprio a caldo su questo riconoscimento. Che cosa significa per voi oggi? Siamo onorati, di aver avuto l'opportunità della partecipazione a questa competizione, ed è onore anche più grande di aver ricevuto questo riconoscimento. Noi lavoriamo da tanti anni, proprio per fare tutto il migliore dei migliori. Per noi è una grande soddisfazione vedere tutto il nostro impegno, la passione che mettiamo nella gestione e nell'azienda riconosciuto a livello nazionale e internazionale. E da questi 40 anni che decideriamo anima e corpo di produzione conservare del prodotto premium. Il nostro sforzo è focalizzato a trasformare quelle che sono le nostre tradizioni con la qualità artigianale che entra in una dimensione industriale e adattare nella esigenza moderna e al gusto delle consumazioni degli Stati Uniti e del Canada i nostri principali mercati, nei quali siamo presenti da più di 30 anni col prodotto a marchio proprio Private Label, con pomodori pelati, con polpa, pomodorini passati e soprattutto, questo lo voglio dire con grande gioia, sono i sughi pronti, dove ci hanno dato tanto frutti e tanta voglia ancora di crescere. È un lavoro continuo, non privo di difficoltà ad essere premiati per la categoria eccellenza dell'anno innovazione e leadership. Conserve alimentare, ci rende fieri ancora più motivati a proseguire nel nostro percorso. Ecco, adesso proprio poi parleremo del futuro. Beh, a parte che abbiamo letto già tante parole importanti, oltre a quelle che lei ci ha detto, Presidente, nella motivazione, qualità, gusto unico, il fatto che siano tutti prodotti genuini, anche questo io lo sottolineerei ancora, attenzione per la materia prima, cioè nulla è lasciato al caso e non a caso appunto lei ha parlato di questi 40 anni di attività, 3 generazioni. Quanto è importante mantenere la tradizione per guardare al futuro, appunto? È molto importante perché questo percorso è cominciato nel 1983, quando mio padre Antonio Romano, che purtroppo adesso non ce l'ho più, mi manca da 18 anni, ha fondato l'azienda e la storia dell'azienda, diciamo, e sul quale noi abbiamo avuto insegnamento dal nostro padre di come si coltiva, perché mio padre era un coltivatore di terreno, coltivava pomodori e portava al mercato fresco. Poi,
nell'83 ha avuto questa dolcissima, per i figli si fa tutto, a mettere questa azienda. Ci ha insegnato passione, ci ha insegnato qualità, ci ha insegnato a discutere con la gente, a parlare con la gente e avere tutto diciamo l'affetto anche con i contadini, perché sono i contadini e poi alla fine sono i clienti che ci danno tanta volontà e tanta forza di crescere. Ecco, una passione che quindi lei ha preso da suo padre e che ha trasmesso ai suoi figli, no? Sono lì con lei a dimostrazione di questo, e per questo motivo la tradizione è ancora più importante. Quindi è una vera e propria passione di famiglia, fondamentalmente. Esatto, l'azienda, come vede, nasce di famiglia, nasce con una piccola azienda, un'azienda che faceva 20.000 quintali di pomodori, che trasformavo 30.000 cartoni di pomodori. Certo. Poi mio padre nel 2002 è morto, nel 28 di agosto, mi ha lasciato con 8 milioni di euro di fatturato, adesso stiamo a 128. E posso dire che sono stato un uomo fortunato, perché oggi, come il mondo, è un uomo fortunato avere anche i figli attorno e siamo cresciuti così a tanto. Certo, perché si fa tutto in modo più genuino, no? Per questo torniamo anche a quello che abbiamo sentito. Beh, a questo punto, intanto complimenti davvero a tutti. Io mi prenoto già per venire a conoscervi ancor più da vicino, anche se ovviamente per assegnarvi questo premio sono già entrata, no? Come a livello conoscitivo nella vostra realtà. Però, insomma, posso prenotarmi per venire da voi? Certo, per noi è un onore avervi qua, perché noi abbiamo bisogno di far capire alla gente, alle persone, che cosa devono mangiare e che cosa realmente per genuino. E noi abbiamo un terreno che viene, è un rapillo del Vesuvio, dove certo, noi facciamo tutto di San Marzano, che è una cosa eccezionale. E poi bisogna sempre valorizzare le nostre bellezze territoriali, quindi insomma ancor di più. Io ringrazio Felice Romano, naturalmente presidente della Regina di San Marzano, di Antonio Romano, ma ringrazio anche i figli e tutti coloro che lavorano tutti i giorni. Quindi complimenti e al prossimo riconoscimento, dai, perché bisogna guardare avanti. Certo, bisogna guardare avanti e noi stiamo facendo adesso anche degli ampliamenti per andare avanti. Sì. Stiamo facendo un ampliamento della nostra industria, perché il fatturato è aumentato, stiamo mettendo un altro industria, stabilimento che facciamo sughi con la carne ad Alma in Georgia, perché noi non possiamo esportare carne in America. Uh-huh. E poi abbiamo un ampliamento portafoglio clienti come Alfredo Sauce e zuppe. Facciamo altre innovazioni per dare queste zuppe. Alfredo Sauce è una cosa che va molto molto in America. Ottimo, beh, insomma, tante tante cose, quindi sicuramente ci sarà modo di risentirci. Grazie ancora e complimenti a tutti. Grazie a lei, grazie. E vi auguro un buon pomeriggio a tutti. Grazie, buon lavoro anche a voi, a presto. Ciao, grazie. Thank you.